Simone Del Curto, pediatra e anestesista, medico operatore umanitario, ha ufficializzato la sua candidatura a primo cittadino di Sondrio. Sostenuto dalla lista civica Futuro Insieme e da PD, Sinistra per Sondrio, Sondrio 2020 e Sondrio Democratica. Ma mi è stato proposto di candidarmi come sindaco perché sono stato visto un po' come una persona che è capace di mettersi in ascolto della gente. Questa è una cosa che ho imparato durante il lavoro e nei vari paesi dove ho avuto la fortuna di poter passare anche per lavoro. Ecco, mettersi in ascolto è una caratteristica fondamentale per il medico, se puoi lavorare bene, può essere un'ottima caratteristica per il politico. Fare politica, secondo me, è una delle migliori espressioni dell'animo umano. Paolo VI, che era molto amico di Moro, diceva che la politica è la più alta forma della carità. E quindi l'idea di ascoltare la città, di vedere come si può dare benessere a questa città. Una cosa che mi ha sempre colpito è quello che diceva già qualche secolo fa il re del Bhutan: quello che conta non è quello che adesso si chiama prodotto interno lordo, cioè l'accumulo di ricchezza, ma quello che conta è la felicità interna lorda. Che vuol dire sì, avere economicamente una situazione buona, ma avere proprio anche un'attenzione riservata al proprio corpo, al proprio fisico, alla propria mente. Quindi l'idea di lavorare per una città che abbia questo, una città che sia inclusiva, una città che sia di tutti, come slogan della campagna, che è quello che mi ha fatto anche un po' scegliere di accettare la cosa, è stato il tutto si può dire con un sorriso, cioè la possibilità di fare una campagna elettorale che sia non contro, ma propositiva, lanciando delle idee, discutendo per quello con i cittadini, mettendosi al servizio dei cittadini. Ci è parso bello partire proprio dal coworking, che è uno spazio dove le persone si possono trovare, ma soprattutto che nel quartiere della Piastra, che è un quartiere un po' più in difficoltà di Sondrio, è sempre stato un quartiere che per qualche verso abbandonato. Quindi siamo partiti da qua per dare proprio un segnale di attenzione ai cittadini e poi andremo negli altri quartieri, andremo nelle frazioni, la gente potrà trovarci o nella sede del mio comitato elettorale o comunque comunicheremo rapidamente dove ci si può trovare, quali sono i punti salienti del programma, in modo che tutti possano dare il loro apporto.